Benfica subito all'attacco. Il destro di Diego di prima intenzione termina fuori non di molto dopo l'ottima combinazione con Morera, che ha dovuto essere più assist man che finalizzatore, e anche qui ha aperto di tacco benissimo per Leandro Alexandre, fermato dall'uscita puntuale di Jarosevic, contro cui si è scontrato poi il numero 8 del Benfica. Calcio di punizione e parabola perfetta disegnata da Gonçalo Calixto Oliveira, sarà l'unico gol del match ed è un gol davvero bellissimo perché il numero 4 del Benfica riesce a infilare il pallone dove il portiere Jarosevic non può arrivare, la palla scende quanto basta, è soltanto sfiorata con la punta delle dita dall'estremo del River Plate. Poi gli argentini hanno una serie di grosse occasioni, questa è una delle principali, c'è la doppia parata di Miguel Vieira, prima su Echeverri e poi sul tentativo di tap-in da parte di Barreto, per due volte il portiere ferma tutto e preserva l'1-0 del Benfica. Comincia il secondo tempo con i portoghesi avanti 1-0 e con il River che continua a fare la partita, caccia del pareggio, numero 10 Verri che va via in area di rigore, cercano di fermarlo da dietro ma provvidenziale e il salvataggio ancora di Gonçalo Oliveira, l'autore del gol, si rende protagonista anche di questa giocata difensiva che ha la stessa importanza di una rete perché è quella che mantiene vivo l'1-0 del Benfica. Poi ancora Echeverri, incontenibile per la difesa avversaria, la sua conclusione d'esterno destro è però larga rispetto alla porta difesa da Miguel Vieira. Dall'altra parte del campo ci prova con il mancino Guilherme Martino Peixoto e serve un intervento tutt'altro che facile a Jarosevic per evitare il raddoppio del Benfica che ancora spinge nella parte finale di gara. Gran giocata di Diego che serve Moreira, Moreira prova a girare intorno al portiere ma Jarosevic non si fa beffare, capisce subito le intenzioni dell'avversario, si tuffa sui suoi piedi per fermare Gonçalo Moreira. Ultima occasione del match per il River Plate con Echeverri che mette in mezzo, non ci arriva il numero 9 Ruberto.